Riferendomi al titolo che è stato dato all'intervento, direi che farei una piccola introduzione senza approfondire che cosa sia la permacultura, ma farei proprio due citazioni perché secondo me sono diciamo quelle che mi hanno dato un po' la strada che volevo percorrere nel realizzare questa azienda. Sono di David Holmgren, fondatore della permacultura, e dice la permacultura che cos'è? È un sistema integrato in evoluzione di specie animali e vegetali perenni o a diffusione spontanea utili all'uomo. E l'altra è un paesaggio consapevolmente progettato che riproduce modelli e relazioni presenti in natura e fornisce cibo, fibre e energia per soddisfare i bisogni locali. Pensando a questo, gli elementi che noi abbiamo cercato di mettere insieme in azienda sono elementi che devono avere più funzioni in modo tale che possano sostenersi a vicenda e gli elementi devono avere anche le stesse funzioni in modo tale che venendo a mancarne uno, l'altro può supplire eventi che noi abbiamo... noi stiamo cercando di sviluppare sono un'agricoltura il più naturale possibile e quindi qui ci è venuta in aiuto l'agricoltura sinergica che oltre alla produzione cerca di ridare anche fertilità al terreno. Si sposa bene con l'altro elemento che è l'acqua invece, che noi abbiamo sviluppato in diciamo un semi estensivo perché non è proprio un allevamento estensivo. Comunque abbiamo bassa densità di pesce che utilizza la funzione acqua che serve per l'irrigazione dei nostri campi anche per l'allevamento e per lo sviluppo dell'acquacultura.